Ciao a tutti, Gian Bellucci Group eBay. Oggi abbiamo con noi una Electra 1 mini verticale. Ve la facciamo vedere. Vediamo il retro. Il retro di questa macchina è molto bella, ha il logo dell'Electra in rilievo. È appunto una versione a lamiottone, quindi è una versione molto bella. Con il basamento nero. Vediamo ora il resto della macchina. Questo è il frontale della macchina. Ora si carica l'acqua rimuovendo la cupola. Questa inoltre gli abbiamo montato la versione aggiuntiva con questo cupolino di plastica e quest'altro di chiusura. Si versa l'acqua qui dentro. Qui vedete il livello dell'acqua presente nella macchina, che è questo livello in questo caso. La cupola ha un po' di gioco per essere montata, come avete visto si monta molto facilmente, per essere montata facilmente essendo delle macchine appunto artigianali, non delle macchine realizzate a mano. Ora ho agganciato la spina e accendiamo la macchina. Per accenderlo questo è il pulsante con la saetta della corrente elettrica. Premiamo sopra, si accende l'interruttore, la macchina sta scaldando. Appena accesa la macchina, subito verificare che l'acqua sia presente nella caldaia, quindi far passare, premendo il pulsante del caffè, l'acqua. Se esce già l'acqua, la macchina ha già l'acqua nella caldaia. Se non ce l'ha, tenetelo premuto o premetelo e lasciatelo premuto fino a quando non esce l'acqua da lì sotto. Altrimenti rischiate di rovinare la resistenza. Ora intanto lasciamo ancora un po' la macchina che si scaldi. Vediamo da quest'altro lato cosa abbiamo. Da quest'altro lato abbiamo il pulsante del vapore. Si preme per attivare il vapore. Il vapore è pronto quando questa spia luminosa si spegne. E questa è la manopola per far funzionare il vapore. La lancia vapore è questa qui sotto, che come potete vedere è molto mobile, quindi potete voi decidere come spostarla come meglio vi aggrada. Ora vi faccio una prova del funzionamento del caffè. Quindi si può o premere il pulsante e poi rimuovere, oppure premere e far sì che rimanga premuto lui e scende continuamente, per avere un caffè più lungo. Facendo così poi la macchina si rispegne, altrimenti, come detto prima, premete e poi rilasciate. Ora possiamo anche testare il vapore. Il vapore, premiamo il pulsante, come detto prima, qui, del vapore, c'è il simbolo, e aspettiamo che la macchina sia pronta per fare il vapore. Questo invece qui è il vassoio scaldatazze, quindi voi potete qui mettere le vostre tazze che si scalderanno. Ora si è spenta, quindi è pronta per fare il vapore. Come potete vedere funziona. Perfettamente. Una volta finito di usare il vapore, vi ricordo sempre di spegnere qui il pulsante del vapore. E questo è il funzionamento della macchina.
il filtro doppio, il filtro singolo, il pressino e il misurino, completo di tutti gli accessori.